Olimpia. Vi preghiamo di lasciare un messaggio, verrete ricontattati quanto prima possibile, grazie. Sì, pronto, sono Ludovico Fremonto. Sono appena arrivato a Roma alla stazione Tiburtina, ma il runner che doveva venirmi a prendere non c'è. Che faccio? Mi fate sapere qualcosa? Grazie. Buongiorno, dalla Telecompress. E quindi non so che fare. Buongiorno. Se mi dite che devo fare, non vedo l'autista. Compress. Ciao, bene. Posso trovare, non lo so, un'edicola per comprare un biglietto? Guarda, a pochi passi da qua c'è un bangladino che vende borse e biglietti. Ah, certo. E tu non sei quello della TV? Sì. Non ti posso chiedere, non sei. Vai, andata. Grazie mille. Niente, buona, ciao. Buona giornata. Grazie, buona giornata a te. Ciao. Ciao. Senti, mi hanno detto che apparentemente vendi i biglietti dell'autobus. Sì. Me ne dai uno? Sì, certo. Che? Sono 50. Aspetta. Senti, a proposito, ma sai per caso come si arriva in via di Pietralata 147 con i mezzi pubblici? Ma che ne so io, tu cerchi sull'app. Che? Sull'app, l'app. Ah, l'app, l'app. Va bene, l'app. Che nama so? Halloci. Selfie? Come, sì. Grazie. Ciao. 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 Hasta luego, eh? Ciao. Hasta luego. Sorry. Pronto? Mamma, come mai sta chiamata da anonimo? Mamma, che ti devo dire? Era anonimo. Sì, ma guarda, ma ascoltami. Io sono appena arrivato a Roma adesso, in questo momento, e devo andare a fare un provino. E sopra l'autobus, credimi, non si sente niente. Ma non ti sento. Sì, mamma, lo so che è pericolosa. Senti, guarda, ho 34 anni e saprò cavarmela, non credi? Ok, adesso facciamo una cosa. Io appena ho finito ti faccio sapere, va bene? Mamma, non ti sento. Dai, ti richiamo dopo. Ciao. Ciao, mamma, ciao. It's okay. My mother. Oh, she's okay. My mother, yeah? She's okay. Yeah, you? That's good. Very good. Yeah, good, thank you. I love Neymar. He's a good man. He's played very well. From Barcelona down to Madrid. Where you come from? I come from Nigeria. Ah, Taribo West. Si. Neymar, I love Neymar very well. Because he leaves Barcelona, he goes to PSG. From PSG, see now, he's still blowing. The first match he scored. Second match, very good. He's a good man. I love the match. It's a nice match. What's your name? My name is Gift. Gift. See. Ah, is your gift from the heaven? Yeah, very good. You can say that again. Yeah,
Bye bye. Porca miseria, la borsa! Ferma! Ferma! Scusi, ma è chiuso? Aperto, aperto. Ah. Yeah.
avranno dato un indirizzo sbagliato. Senti. Senti. Ah, è questo il teatro? Perché io in realtà avrei dovuto fare un provino. Guarda, qui non troverai nessuno. Sono andati tutti al Casale dei Pazzi. È lì che si è spostato il teatro. Un teatro che si sposta. Roba da matto. Come ci arriva questo Casale dei Pazzi? Sei pronto, c'è il 211. Ma passa? Non passa mai. Vabbè. Comunque un'opera d'arte. Fate silenzio! Ve l'avevo detto! Sta succedendo proprio qui! Sta arrivando! Prova, 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova, prova. Scusi, non è che lei saprebbe darmi le indicazioni per arrivare a Casal dei Pazzi? Sì, io sto andando proprio in questo momento. Se vuoi puoi venire con me. Ma va. Un, due, tre, prova. Un, due, tre, prova. Ma si fa un attimo, che ti spendi, che si aspetto da una seduta a sé. Madri feroci che mi hanno detto, sopravvivete. Pensate a voi. Non provate mai pietà o rispetto a nessuno. Provate, nel petto, la vostra integrità di avvoltore. Del mondo antico e del mondo futuro era rimasta solo la tua bellezza, la tua bellezza che venne scura. Dello stupido mondo antico, del feroce mondo futuro, abbandonato al suo destino di morte. Bravo. È così che vi appartiene questo mondo. Fatti fratelli nelle opposte passioni o le patrie nemiche, dal rifiuto profondo a essere diversi, a rispondere del selvaggio dolore di essere uomini. Perché proprio oggi questa recita? Perché seduto qui sul fiume abbandonato a stirare le gambe, muovere il pugno, prolungando di 10, di 100 volte il meccanismo del maschio che si libera? Proprio perché è festa. E per protesta voglio morire di umiliazione. Voglio che mi trovino morto col sesso fuori, con calzoni macchiati di seme bianco. Mi sono convinto che anche gli atti estremi, di cui io solo attore sono testimone. Ma no, che sono queste porcate che state a fare? Di Pierpaolo Pasolini, questa parola. Volgari, siete volgari, basta! Cantate, siete volgari! Siete volgari, non ve ne rendete conto! Autista! Ma che cosa sta andando a fare? Le facciano per strada, le facciano per strada! Le facciano per strada! Chiama la polizia autista! Proprio come voi! Anzi no, come te la condanna per voi. Andatevene. Che io sappia dal cazzo e dal cuore, mentre voi appartenete alla specie di quelli che stanno sotto la voce. Fatevene per strada. Tutti gli uomini sono gravi di un germe profondo. Siete attaccati dalle volgarità. Che schifo. Il desiderio immenso di un germe di generale. Buffoni. Di essere buffoni. Avranno avuto la fine del loro senso. Mandatevene a fanculo. Cantate le canzoni del nostro folklore. Andatevene a fanculo. Andatevene a fanculo. Ecco, mi sento. Silenzio! Fate silenzio! Ve l'avevo detto! Lo sentite? È qui vicino, sta arrivando! Sì, sta passando su questa strada, si sta muovendo! Ascoltate i suoi passi. Non sono pazzo!
Spegnete le luci! Salve, sono Ludovico Fremont e scusate il ritardo, tra parentesi ho perso valigia, portafoglio, telefonino, copione. So che questo è il teatro. Guardi, questo non è teatro. E che cos'è? Io dovevo fare un provino. Noi non facciamo provini. Anzi, non facciamo proprio un bel niente. Stavamo giusto per fare una pausa. Questi sono tutti matti. Questi sono tutti pazzi. Oh, fermo! Fermo! Fermo, fermo! Scusi, mi scusi, scusi. Ah, ma che te curi? Ha ragione, è che vado di fretta, mi scusi, davvero, è desolato. Ma che te curi, l'anima dei riportacci tua? Ma che non te lo ricordi quando noi eravamo ragazzi nel 1960? Come correvamo noi? Adesso torno a casa. Davanti a voi, sindaco di questo comune, farmacista di mestiere, padre di una bella giovane, e tutto questo senza alcun motivo? E allora come accadono tutte le cose? Il fatto, signore, è che questo mondo è assurdo! E perché questo mondo è assurdo? Perché non ha alcuna spiegazione. E perché non ha alcuna spiegazione? Perché è assurdo! E perché è assurdo? Perché non ha alcuna spiegazione? E perché non ha alcuna spiegazione? Perché è assurdo! Comincio a vedersi chiaro, signore, e mi spiego assai bene che il mondo non si spiega affatto. Allora, dunque, è per il vostro proprio bene che a me occorre cenare. E il mio bene? Sì, per questo lo aiuto. Io non sono niente senza di voi e devo realizzare ciò che sono aiutandovi ad essere ciò che siete. Da cui ne deriva che essendo io ciò che sono, devo fare ciò che voi fate. Che essendo voi ciò che siete, devo fare ciò che voi fate. E essendo voi ciò che siete, mi dovete lasciare fare ciò che occorre comunque fare affinché voi e io siamo ciò che noi siamo. E per questo a me occorre cenare. È chiaro? Di chiaro c'è solo che io debba chiamare il manicomio. Ah, oh, come sono sciocche le donne. Mi pare di capire che le palpate abbiano una certa importanza. Che seppur con un certo imbarazzo, vi prego di credere che le tengo sotto. Tuttavia mi sembra che ci sia nel vostro gentile discorso qualcosa che un po' eccessivo. Dovete avere ragione, signore.
mi sforzerò certamente nel fare ciò che dite. Molto bene, ma adesso arrivate a dunque che vi siete dilungato fin troppo. Va bene. Signore, sono venuto ad informarvi che dopo aver dato molte palpate a vostra figlia e fatto tutto ciò che dovevo fare per lasciarla incinta, ho ritenuto di avere qualche responsabilità in questo affare e mi sento sufficientemente impegnato verso di lei per decidere di sposarla subito. E devo inoltre aggiungere che questo matrimonio si farà con o senza il vostro consenso. Allora, mi percorrete come un cavallo. Non ho capito la metà di quello che avete detto. Ascolta, dov'è il tipo che ti ha portato questo costume? Cioè, chi è il tipo che ti ha portato questo costume? Cosa? Sì, va. Ciao! Thank you.
Scusi, avrebbe modo di farmi fare una chiamata, per favore? Intendo una chiamata dal suo cellulare. Ascolta. Potrei almeno avere dell'acqua. Grazie. Siediti lì e ascolta il movimento profondo delle radici.
Lo sentite? Sta passando su questa strada! Si sta muovendo!